un progetto che dovrà nascere, non avete già un'idea, non dico precisa, ma comunque di dove volete arrivare con il Toro? Ma guardi, il Toro io penso che abbia una sua dimensione ben precisa, che sicuramente in Serie A io vedo che ha delle potenzialità come può averle il Palermo, il Genoa, il Napoli, quel tipo, penso che possa arrivare a fare quel tipo di campionati. Silvia? Buonasera signor Tesoro, io mi chiamo Silvia Vada, sono una giornalista. Buonasera. Senta, volevo chiedere una cosa. Ho sentito, non so se ho capito bene, che lei poco fa ha detto ci hanno offerto il Toro. Lei ci può dire chi ha offerto il Toro? Ma non mi va di svelare il nome, però si parla di personaggi della politica torinese. Ah, ho capito. Una persona del mondo della politica... Politica di Torino, sì. Ho capito. La ringrazio per la precisazione. Le volevo chiedere questo. Lei si rende conto che il Torino oggi è una società che scotta con dei tifosi bollenti? Certo. Lei è disposto a comprare questa società anche se noi le dicessimo che non la vogliamo, non ci piace, non ci fidiamo? No, assolutamente. Assolutamente, io non vengo a sfidare la gente di Torino, non è una nostra esigenza quella di comprare una società di una categoria superiore, come invece è stato scritto da più parti, nel senso che noi siamo appassionati del mondo del calcio, è naturale, stiamo bene nella nostra piccola dimensione e speriamo di crescere, è naturale che nel momento in cui ti prospettano la possibilità di acquisire un pezzo di storia del calcio italiano, una piazza come Torino, io penso che sia d'obbligo fermarsi a valutare e quindi anche affascinarsi. È naturale che non è nostra intenzione sfidare né il popolo né imporre quella che è la nostra presenza. Quindi se c'è richiesta e la gente è d'accordo, perché il Toro è patrimonio della gente di Torino, quindi non sicuramente nostro, a prescindere da... Io le chiedo scusa se sono nuda e cruda nella mia esposizione, ma lei deve sapere che il tifoso del Toro è stato mortificato, che è un tifoso che è stato preso in giro, che vorrebbe... non vorrebbe più essere considerato il giocattolo nelle mani di persone sprovvedute, perché lo siamo stati, ci hanno così considerato, ci hanno mortificato nell'anima quando ci hanno smembrato il nostro vivaio che era il fiore all'occhiello, fucina di grandi giocatori. Mi piacerebbe, e mi rendo conto che la sto trattando male, mentre lei magari ha le migliori delle intenzioni, capisco, e non è giusto capisco. Che sia trattato male da me, proprio da me. Però le vorrei capisco. Anche fare qualche domanda. Lei sa 5 nomi di calciatori del Toro? Assolutamente sì. Grazie, la ringrazio. Perché per noi abbiamo bisogno anche di qualcuno che soffra insieme a noi e che ci ami, capisce? Perché ci hanno comprato personaggi che non sapevano neanche... Silvia, però mi sembra che il signor Tesoro abbia superato l'esame. Ampiamente. L'ha superato, l'esame. Sì, per ora sì. Bene, bene. Bravo Presidente della Propatria, quindi siamo autorizzati a chiamarla Presidente. Bravo Presidente perché l'esame per il momento è superato. Però deve essere anche lui disposto a tutto, perché qua dubbio, noi lo spolperemo. Ma guardi, io se posso aggiungere... Se posso, anch'io sarei un attimo diffidente da tifoso del Torino se si presentasse comunque un acquirente che ha poca credibilità calcistica, e quindi è naturale farsi venire qualche dubbio, soprattutto visto che mi dite che ci sono anni in cui la gente è stata scontenta. Noi non vogliamo imporre la nostra presenza, noi non abbiamo avuto la presunzione di andare a Torino e dire noi compriamo il Torino, noi siamo meglio di qualcuno, noi non siamo meglio di nessuno. No, anche siamo guardi, gente, seria, non c'è nessun altro, siamo ci gente vuole, seria, e questo è comprovato, e vi sfido a mostrare il contrario. Questa è una bella risposta a quella che lei ha appena dato, perché effettivamente ci sono stati dei presidenti nel passato prossimo, non nel passato remoto, che invece si sono imposti assolutamente decisamente contro quella che era la volontà della gente. Ancora una domanda da parte di Luca Valentino. Sì, buonasera, sono Luca Valentino. Buonasera. Buonasera. Ma dunque, rischio un po' di ribattere il tasto appena presentato da Silvia, però io penso che questa sera sia il caso, un po' tutti assieme, di fare presente questa situazione. Cioè il Torino davvero
ha bisogno di far presente a chiunque si faccia vivo con proposte più o meno serie che l'acquisto, il trattare questa società non è una mera, non è un mero business. Silvia ha avuto modo di ricordare che siamo stati schiacciati troppe volte e comprare questa società vuol dire comprare una bandiera, comprare una società gloriosa. Comprare il Colosseo, capisce? E quindi, per noi quindi il Colosseo. Troppi presidenti o comunque persone che si sono fatte vive in passato si sono inciampati, hanno rotto il giocattolo proprio perché non hanno capito questa cosa che per noi è vitale, di grandissima importanza. No, no, ma io mi rendo conto che si tratta, oltre che di un grandissimo onore, prima di essere un grandissimo onore, è un grossissimo onere, cioè il Torino è una scelta di vita, il Torino è un affresco storico che prima di lucidarlo bisogna fare attenzione a non sporcarlo, quindi è da trattare con tutte le cure del caso, quindi è una grossa responsabilità, quindi ci rendiamo conto che parliamo di storia, parliamo di una piazza dove sono nate e dove si sono sviluppate leggende, quindi abbiamo il dovuto riguardo e rispetto nei confronti del Torino. Noi non siamo né Abramovic, non siamo sceicchi, né possiamo permetterci di promettere nulla. La cosa che promettiamo è sicuramente, nel caso fosse tutto plausibile, perché mi sembra di fare una dichiarazione da presidente del Torino, cosa che non è assolutamente vera, anche perché io non sono in cerca di pubblicità gratuita, anche se sempre il contrario. E, insomma, è che siamo gente seria, razionale e con i piedi per terra. Presidente, noi la ringraziamo, lei è stato molto cortese e carino a rispondere alle nostre domande e devo dire che a me personalmente le sue risposte comunque sono piaciute perché sono state equilibrate, pacate e quindi sono state soprattutto sincere. Ecco, ancora meglio. Grazie ancora allora. A presto e naturalmente l'invito e poi per averla qui in studio da noi. Grazie a voi. Grazie, buona serata. Buona serata. Arrivederci, buona serata.